我が家に代々伝わる竜の兄弟の話をしてやろう。兄は南風の竜、弟は北風の竜、兄弟は天界の守護者として力を合わせている。初めて宇宙世に降りた竜は人へとその姿を変え、目前の男が弟であると気づいた。再会を果たした兄弟は足並みを揃えて共に歩き出したとさ。Allora, lo scopo della challenge è scopare e inculare Catelan. È la mia nuova ragione di vita. Dicevo, e ora a turno uno dovrà uccidere una ragazza ammalata. È black humor. Allora, nel film in questione, il protagonista è un pesce che ama l'Isis cinese. Il Signore degli Anelli. No, ambientato poco dopo la depressione di Cileno. Questa è la storia più triste che esista. Sì, ho capito cos'è. Tre uomini e una bambina. Polizia. No, no, è impossibile. Allora, è un film in cui il protagonista non c'ha una donna. Questo protagonista però ha delle perversioni. Incula la gente morta. No, cioè, dopo tanto tempo apre Pornhub e fa come i falegnami, dei lavori di mano, pensando a Topo Gigio. 20.000 scazzi recintati sotto i mari. Allora, c'è un comico italiano che però fa il contadino, che però fa il falegname, che però fa il frigorifero, che però che ha il compito di accoltellare me contro te, perché sono corrotti da una forza oscura. Il signore S. Signores. Fantozzi contro Nietzsche. Va là! Sì, perché Nietzsche è comunista! Hai ragione! America è una giovane ragazza ebrea. Ok ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Dal camper da Spo è tutto, noi ci vediamo come ma con un prossimo video. Asgana way. Yeah. Sono in costante voglia di pisello.